Benvenuti, sapete le creepypasta ci hanno dato brividi in questi anni. Ma sapete una cosa, e se partecipassero ad un reality? Avete capito bene, le 20 leggende del web si sfideranno in squadre per competere un premio, ovvero una casa infestata realistica. Quali tra queste leggende vincerà? Scoprite su A Tutto Reality Creepypasta. Bene. Diamo il benvenuto ai concorrenti. Slenderman, Jeff the Killer, Sally Williams, Laughing Jack, ALS Jack, Zalgo, Nina the Killer, Jane the Killer, TC Toby e MR Videmoot. Voi sarete la squadra dei coltelli sanguinanti. Il resto dei concorrenti sono, Sonic.exe, MX, Bendrovened, Erobrine, Red, nome utente 666, Squiddy, Topolina, Smile Dog e Lost Silver. Voi sarete i Glitker. Bene ragazzi, ora che le squadre sono state fatte, è ora di spiegare come dovete sopravvivere. Innanzitutto, non ci sono capanne, ma avete delle tende in cui dormirci. Ogni giorno dovete affrontare una sfida più pericolosa dell'altra, se la vostra squadra perderà dovete eliminare un membro della vostra squadra. Ma oggi, visto che sono di buon umore, oggi non ci sarà un'eliminazione. Pronti squadre? 3, 2, 1. Via! Ciao ragazzi, questa è la mia prima volta che dico qualcosa in un confessionale. Allora, cosa posso dire? Ah sì, posso dire che sono un po' a disagio con la mia squadra. C'è Jeff, che ha un piccolo problema con qualcuno. Vabbè, comunque riuscirò a vincere la mia squadra. Sì, Slenderman, puoi dirlo forte. Vedete, ho ucciso la famiglia di una ragazza, ovvero Jane, e ora mi cerca di uccidere per vendetta. Ma va, tanto non ci riesce. Ok ragazzi, da questa parte. Ma sei sicuro? Io non vedo nessuna tenda. Sulla mappa c'è scritto che manca poco alle tende. Sonic.exe sa come portarci alle tende. È un genio. Sonic, dove ci stai portando? Aspettate ragazzi. Posso portarvi io alle tende, sono un grande navigatore. Da questa parte. Quel tipo computer dallo sfondo rosso vuole farmi brutta figura. Tanto io e MX siamo amici fin dalle elementari. Forse è meglio cercare un alleato. Ok ragazzi, sulla mappa dice che dobbiamo solo attraversare questa parte del bosco e arriveremo alle tende. Oh mio Dio, arriviamo in fretta alle tende. Non sto sopportando questo imbecille dietro di me. Oh, andiamo Jane, smettila di prendermi in giro. Siamo una squadra, dobbiamo restare uniti e collaborare. Oh mio Dio. Certo che Jeff e Jane continuano ad odiarsi, vero ALS Jack? Già, hai proprio ragione. A me invece piace. Bene, 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 a quanto pare sono in una squadra di idioti. Seriamente, già sto odiando la mia squadra, comunque sia, l'unica persona che deve vincere quel premio, quello sono io. Red, che ci fai qui nel bosco? Oh, è il nome utente 666, ecco, vedi, questo è un po' strano da parte mia, ma ho paura dei boschi e delle foreste. Ho paura che potrei perdermi e forse anche non trovarvi più. Non ti preoccupare, ti capisco molto, a volte tutti hanno paura di qualcosa. Comunque ci penso io a farti compagnia. Vieni, ti porto dal gruppo. Bene ragazzi, siamo arrivati. Finalmente. Visto ragazzi, ci siamo riusciti. Cavolo, non ce la faccio più, ho bisogno di dormire. Oh sì, il letto di sopra è mio. Perfetto, qui andrà bene i miei bagagli. Ehi, Laughing Jack, ti posso parlare un attimo? Certamente. Ascoltate bene, idioti, il letto di sopra è mio. Ma che ti hai fatto eleggere come capitano della squadra? Zitto tu pastro, altrimenti ti trasformo in uno stufato. Allora ALS Jack, cosa volermi dire prima nella capanna? Stavo pensando se, che ne dici se noi due formassimo un'alleanza? Così saremo forti e andremo insieme alla finale 2 e condividere il premio. In effetti, è una buona idea, saremo inarrestabili e forse, diventeremo grandi amici. Già, anche a me. Sally, cosa stai facendo tutta sola? Oh, niente, è solo che non mi trovo bene qui.
E se mi capitasse qualcosa di brutto? Stai tranquilla, se hai bisogno d'aiuto, io ci sarò. Grazie, Slenderman. Ragazzi, vi ho trovato finalmente. Che succede, fratellone? Cartoon che ci ha detto di andare tutti in cucina. Dobbiamo mangiare prima di iniziare la nostra prima sfida. Ascoltatemi bene, razza di scarafaggi. Adesso uno per uno verrà qui e vi servirò il pranzo. Allora avete capito? 20 minutes later. Allora ragazzi, com'è il pranzo? No, volevo una pizza. E poi scusa, non avevi detto che non c'erano capanne? Perché in realtà ci sono. Oh sì, errore mio. Comunque, ci vediamo per la vostra prima sfida. Ci vediamo fra 5 minuti. Oh mio Dio! Jeff, secondo te che cosa ci deve fare? È la nostra prima sfida. Quanto sarà difficile? Oh, porca di quel